La vita a volte ci porta a delle scelte e non sapremo mai, se non col tempo, se la strada che abbiamo preso è quella giusta o quella sbagliata. Nel video di oggi dimenticatevi l'effetto sliding doors. Io sono Luca del Centro Caravan Barassi e oggi insieme a me Kronos 291TL Roller Team, l'ibrido perfetto tra un van e un semi integrale. Ciao a tutti, prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi sul nostro canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre novità e ce ne saranno tantissime. Oggi andiamo a scoprire il piccolo di casa Roller Team nella gamma dei semi integrali. Parliamo di Kronos 291, un semi integrale 230 di larghezza, 290 di altezza, 599 la misura totale del camper. Lo scopriamo insieme partendo dall'esterno come sempre. Già a partire da fuori la cosa che viene all'occhio è il rapporto appunto che c'è tra la lunghezza e l'altezza, che lo fa diventare un camper veramente davvero bello dal punto di vista estetico. Come vi ho detto nella presentazione, lo definisco l'ibrido perfetto per coloro che vogliono cercare la comodità di un semi integrale ma che non vogliono avere delle lunghezze esageratamente lunghe e quindi si vogliono proiettare più su un van. Come vedremo poi all'interno, lo spazio di comfort che c'è all'interno appunto presenta degli spazi che possono venire comodi per tutti coloro che trovano il segmento van leggermente meno adatto alle proprie esigenze. Il camper che vi sto presentando ha una meccanica 140 cavalli su Fiat Ducato e presenta già un pacchetto che abbiamo voluto presentare di serie, diciamo, come Centro Caravan Barassi per tutti i nostri clienti, con il pacchetto Touring appunto, che prevede il cerchio in lega da 16, gli oscuranti plissettati in cabina. Abbiamo già di serie tutta la parte meccanica, quindi SP, cruise control, doppio airbag, che sono tutti sistemi all'ausilio alla guida molto utili. E sulla gamma Kronos è già presente di serie anche la strumentazione quale retrocamera posteriore con doppio occhio e pannello solare. Il camper, come potete vedere, ha un'estetica molto pulita e lineare, presenta già le finestre Sides S5, che sono quelle appunto con il ritorno a piacimento del vetro della finestra, avendo i pistoncini a gas, quindi io posso aprirlo e chiudere e regolare come più mi piace l'apertura della finestra senza alcun problema. Sulla parte del guidatore troviamo la cassetta VC, quindi estrazione molto facile, è una cassetta VC da 17 litri, comoda, si porta via senza alcun problema. E ha un trolley dedicato, quindi lo possiamo anche portare appunto su ruote per avere una comodità maggiore. Sempre dalla stessa parte troviamo il vano bombole. In questo caso ho voluto inserire, per far vedere a tutti voi, le due bombole Bayfin, che sono le bombole di ultima generazione in vetro resina, sono molto più leggere e addirittura ci stanno, penso si possa vedere, due bombole senza alcun problema. Da quest'altro lato sempre la prima apertura del portellone garage, che è simmetrica alla parte lato passeggero. Adesso mi sposto sull'altro lato e vi faccio vedere che è la medesima porta, dove troviamo un gavone diviso in due parti. Come poi vedremo all'interno, vi spiegherò il perché è diviso in due parti. Una parte dedicata puramente al carico, ci stanno tranquillamente due bici, con un vano ricavato per stivare tutto il nostro corrente da campeggio. Il vano è molto profondo, trovo davvero comodo e interessante anche mettere i cunei, il cavo elettrico e il tubo dell'acqua in questo vano qui, lo trovo davvero preciso. Come sempre Roller Team dota i propri gavoni già con la luce appunto del gavone e i ganci per ancorare il nostro materiale, bici e quant'altro. Spostiamoci all'interno
e vi faccio vedere appunto la grandezza interna del veicolo. Già il primo impatto, quello che si nota è l'apertura. Pur essendo su un 599 sono riusciti a progettare una porta di larghe dimensioni. Questa è una Linepert XL, già prevede l'oscurante integrato e il porta pattumiera. La porta è un due punti di chiusura ed è centralizzata in virtù del pack touring presente sul veicolo. Il camper si presenta con una parte posteriore letto traverso appoggiato su gavone. Ovviamente essendo 599 la misura del letto è studiata per due persone, è una misura leggermente più corta, ma d'altronde su questa misura di più non si poteva fare, anche perché si è voluto andare a implementare poi il camper con delle dotazioni tipo il frigorifero a colonna tower. Ve lo faccio vedere, secondo me è molto bello questo tipo di frigorifero, perché oltre a poter conservare quello che è il nostro cibo, ha una celletta freezer molto grande e intelligentissimo è il cassetto porta verdure e porta bottiglie. Ricordo, 9 bottiglie da 1,5 litri ci stanno senza alcun problema. Lo sviluppo della parte cucina è composto con questo piano in acciaio inox a tre fuochi con un vetro temperato bianco che va a riprendere la finitura laccata del piano cucina appunto, e un lavello sempre in inox tutto in un unico pezzo. Quindi trovo molto bello, elegante, anche mi piace molto il vetro, trovo che si sposa bene con tutto l'arredamento del veicolo. Il piano cucina si sviluppa con un cassettone porta pentole di ampie dimensioni, parliamo di un 65, quindi ci stanno veramente tutte le nostre pentole, e abbiamo la parte sottostante al lavello con un piccolo vano, però cavo fino in fondo, dove possiamo conservare l'olio o qualche bottiglia, e abbiamo il porta posate ricavato sempre sotto al lavello a scorrimento di questa dimensione, con anche questi inserti dove poter conservare tutte le piccole cose che ci sono di meno utilizzo durante il nostro soggiorno. Ecco, cosa che trovo molto bella è il bagno ricavato nel 599, perché abbiamo la zona WC dedicata a sé e un vano doccia. Sono riusciti a fare il box doccia in quanto il lavello è presente all'interno del box doccia, ma essendo in post formato plastico non abbiamo alcun problema nel caso si dovesse bagnare, si asciuga in un secondo, veramente molto pratico. Come potete vedere, il soffione ha la predisposizione lì in alto e si utilizza direttamente il miscelatore del lavello. Bagno che presenta la classica finestra, anche qui size S5, oscurata e con zanzariera, e un pensile porta oggetti che prevede all'interno la presa 220 per poter attaccare i nostri strumenti. La parte anteriore del veicolo si presenta invece con una semi dinette, e qui potete notare la larghezza appunto del camper, perché hanno voluto lasciare volutamente questa parte d'ingresso molto larga per far sì che potersi sedere e accedere alla dinette sia davvero molto facile e molto comodo. La dinette ci può stare tranquillamente due persone, possiamo attaccare due seggiolini per i nostri bimbi, quindi senza alcun problema, e presenta un tavolo che con una manettina presente sotto qui, ora vi faccio vedere, basta schiacciarla e il tavolo si muove tranquillamente con una mano. Anche qui davvero un bel lavoro, molto molto pratico e funzionale. I due sedili ovviamente si girano e ci danno la possibilità appunto di poter stare tranquillamente in quattro persone senza alcun problema. Il camper presenta, ed ecco la particolarità, un bellissimo letto basculante. Abbiamo una pianta di 95, quindi una larghezza davvero ampia, studiata per poter ospitare sicuramente persone adulte.
Questo lo trovo molto pratico, appunto perché a volte nei van bisogna rinunciare qualcosa in virtù della larghezza appunto del furgone Ducato. In questo caso, essendo su un 2,30 m, il letto basculante si può montare senza alcun problema. Letto basculante che poi può essere, diciamo, completato con un kit apposta, che dopo vi farò vedere, che è presente nel gavone, che si può montare appunto su questa parte della dinette per poter creare il quarto posto a dormire. Qui parliamo di 4 posti omologati in viaggio e 4 posti a dormire. Come sempre, Roller Team studia molto bene quelle che sono le finiture del veicolo. In questo caso troviamo un legno simile Wenge, la parte del pensile laccata bianca con la sua maniglia cromata. Davvero trovo tutto l'insieme molto ben finito e studiato, e tra poco andremo a vedere insieme come si presenta di sera questo camper, perché andrò a oscurare tutte le finestre, compresi i remis anteriori, per mostrarvi tutta la luminosità di questo bellissimo 291TL. Il camper, dicevo, è studiato per coloro che vogliono avere una comodità maggiore rispetto a un van, ma che non vogliono rinunciare ad essere pratici e quindi non superare i 5,99 m di lunghezza. Si presenta anche un bellissimo oblò panoramico sul cupolino, davvero molto grande, che dà una luminosità davvero generosa all'interno di tutto il veicolo. Sono presenti già alcuni piccoli elementi che correlano la dotazione tecnica del camper, come un'altra presa 220 e una presa 12 volt con la derivazione dell'antenna digitale, quindi già tutto predisposto, e qui possiamo montare una TV tranquillamente. E abbiamo un'altra presa 12 volt in dinette, comoda per ricaricare tutti i nostri device. Se vi state chiedendo dove poter conservare tutti i vostri vestiti, le vostre cosine, diciamo, è presente anche un bellissimo armadio studiato sotto al letto posteriore, veramente di ampie dimensioni, perché troviamo appunto una barra appenderia per appendere i capi lunghi, due mensole dedicate all'interno, e trovo davvero comodo questa cassettiera con appunto i cassetti che vanno a scomparsa all'interno del gavone, sono tutti frizionati e ammortizzati. Soluzione davvero intelligente per poter recuperare spazio all'interno del camper. Quindi anche qui c'è da fare un complimento alla progettazione, come sempre tutto molto ben rifinito con le proprie, diciamo, guarnizioni in ABS, è davvero molto bello e comodo, pratico. Sto per mostrarvi l'effetto che abbiamo all'interno del camper quando andiamo ad oscurare tutte le finestre. Ora chiudo l'ultimo oscurante che mi è rimasto e vedrete che il buio è praticamente perfetto. In sostanza non abbiamo nessuno spiraglio di luce all'interno del camper quando fa giorno, quindi abbiamo sia un vantaggio dal punto di vista della privacy, sia davvero si riesce a capire quanto è ben studiato tutto, diciamo, il sistema ambiente per poter permettere alla luce di non poter entrare, e scopriremo insieme, vedremo insieme l'effetto wow che fa appunto tutto il sistema di illuminazione progettato da Roller Team. Adesso vado ad oscurare l'ultimo oscurante che mi è rimasto, come potete vedere completamente buio, quindi una privacy totale. E per coloro che non amano spiragli di luce all'interno del veicolo quando fa giorno, è la soluzione perfetta. Vado ad accendere adesso le luci all'interno. Come potete vedere, un'illuminazione davvero esagerata. Si illumina praticamente il camper a giorno, pur avendo tutto oscurato. Quindi, remis. L'oscurante del maxi oblò sopra il cupolino, e ovviamente tutte le finestre sono state oscurate. Quindi davvero complimenti a chi ha progettato la parte di illuminazione, perché il lavoro è davvero eccezionale. Come potete vedere,
è tutto oscurato. Davvero complimenti. Ovviamente le luci sono tutte touch, quindi basta sfiorarle per avere appunto l'illuminazione all'interno del veicolo. Vediamo insieme anche il bagno, completamente illuminato e anche qui oscurato. Mi piace davvero molto. Uscendo vi voglio mostrare la centralina di comando, quindi abbiamo i soliti comando accensione, emissione della luce, luce esterna che è di serie, pompa dell'acqua, termometro, indicatori delle batterie, motore servizio e dei serbatoi delle acque chiare e acque grigie, che in questo caso sono isolate in virtù della presenza del pack touring. Di serie anche il CP Plus, che ci permette di gestire tranquillamente in modalità automatica la truma. In questo caso abbiamo una truma gas, basta premere e spostarsi se vogliamo accendere la truma sul parte riscaldamento, sul camper che lampeggia, oppure se vogliamo attivare il boiler basterà spostarsi sull'indicatore del termometro per attivare appunto la resistenza che andrà a scaldare l'acqua del boiler. Usciamo. Ecco qui una bellissima giornata. Io vi ringrazio per aver visto il mio video. Vi ricordo di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutte le nostre novità e di iscrivervi nuovamente al canale. Vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!